prossimo treno per Metro Rock è in partenza dal binario di Radio Baiano. Work all night and a drink of rum. Questo programma contiene un linguaggio forte, si sconsiglia l'ascolto in compagnia di minori, donne incinte e anziani. Il programma può portare dipendenza se i sintomi persistono, consultare il medico. Buonasera. Siamo tornati in onda come tutti i giovedì su www.radiobaiano.it per la nuova puntata di Metro Rock. Come tutti i giovedì ormai di consueto. Ah, a proposito, è tornato domenica! Un applauso per domenica! Come tutti i giovedì di consueto,
non siamo soli in questo box. A condividere il poco ossigeno che c'è qualcuno. Le zecche, i vidocchi, la muffa, tutte le cose schifose di questo mondo. C'è qualcuno. Qualcuno che è sicuramente il nostro assiduo ascoltatore, quindi... Come tutti del resto. Saprà già la domanda che stiamo per porre. Al 100%. Prego, fai la tua domanda. Chi siete? Ma soprattutto, che cazzo volete? Perché? Vabbè, ho sbagliato, scusate, arrivederci, è stato un problema venire qua, adesso non tornerò mai più. No. Chi siete che mi hai dato del voi, praticamente? Ah, siete in due. Hai ragione, siamo in due. Ma è come se non ci fosse. Allora, chi siete? Io non c'ero, se c'ero dormito. Noi siamo soffi Ira Green. Soffi di personalità multiple. Sì. Anche lui è Ira Green. Sì, anche lui è Ira Green, effettivamente, sì. Fai parte del progetto, quindi sei Ira Green. Sei Ira Green. Siamo tutti Ira Green. Gesù Ira Green. Io poi con le cuffie, fantastico, tutti quanti se le levavano, io me le mettevo. E che cazzo vuoi? Me ne vado. No, nel senso, cosa vuoi dalla vita? Dalla vita in generale. Ma qualcosa sord. Soldi. Soddisfazioni. No, perché di il potere! Di solito vengono uomini. Ci capita di rado di avere donne nel box. Quindi la risposta alla domanda... Le donne nel box, uno stupratore seriale, le donne nel box. È una categoria di Pornhub. È il titolo del mio nuovo video porno su... Donne al box. Donne al box. Di solito a questa domanda loro rispondono fregna. Ah, certo, quindi, io non potrei mai fare una risposta del genere. Quindi soldi, fama, potere... Gesù che ci sta sempre e bene. E la parola di Dio. E ci sta sentendo. Cosa è importante? Il nostro assiduo ascoltatore. Cose importanti. Che cos'è il progetto Ira Green? Che cos'è? Green? Che cos'è? È un progetto che è partito fondamentalmente dai fan, oltre che da me ovviamente. Io ho proposto qualcosa a scatola chiusa su Music Racer, che è stato abbracciato in pieno, che in meno di un mese siamo riusciti a raggiungere il budget prestabilito, l'abbiamo anche superato. E tutti i fan si sono buttati in questa folle cosa di farmi fare questo disco e a quanto pare hanno apprezzato, quindi è il frutto per una volta di poter vedere quanto ci tengono le persone magari a farti fare qualcosa realmente e non per proprio interesse. Dopo ne parliamo anche di questa campagna crowdfunding. Ma sono inglese, mamma mia, come si scrive il logo? A slip. Perché questo nuovo trend, vedi, trend della musica moderna. The music. Ci sono anche artisti, diciamo, di primo piano, di primo pelo, che tramite il crowdfunding fanno. Ma mi viene in mente tipo gli Alterbridge, l'ultimo album è stato prodotto tramite crowdfunding. Ah, e questa non la sapevo, per esempio. Che cosa è brutto? Saluto tutti i ragazzi, ragazzi che mi stanno seguendo. Siamo anche siamo in diretta sulla pagina, anche sulla pagina di Ira Green, quindi se volete vedere quanto siamo brutti noi lo potete dare un volto a queste voci, lo potete dire addirittura. Saluti da Lea Ercolani, Danilo Leone, da Ida Foscarino, da Iorio Claudio. Il mitico Iorio, i fratelli Iorio. Ricambiamo il saluto a tutti. A tutti quanti. E facciamo una cosa. È da Bruno Sfastriati Vito. Vabbè, giusto per completezza, vai. Ci diamo un'infarinata? Ci ascoltiamo un primo pezzo, giusto per far capire a quei pochi, a quelle poche persone sul globo terraqueo che non hanno sentito. Che contiene terra e acqua, ci sta, ragazzi. Che non hanno sentito un pezzo di Ira Green, facciamo capire qual è il sound di questo progetto. Ho usato anche sound, quindi sono troppo inglese, tra poco mi scordo l'italiano. Facciamo, cosa sentiamo? Il Full Asleep. Questa sì che è presentata bene, veramente. Full Asleep, mamma mia, tra poco. This is my mouth.
Potevamo fare come le radioserie, staccare tutto sul finale, invece no, noi siamo una radio fanculo poco seria. Nel frattempo c'è arrivato un messaggio, oggi troppo social. Ciao i ragazzi, sono Mario, tantissimi saluti da qui. Poi qui dov'è? Emoticon con i muscoli, continua così. Qui dove sarebbe? Ciao Mario. Ci sta salutando da WhatsApp. Ah, da WhatsApp. Saluti da WhatsApp. Mario. Saluti a Mario da WhatsApp. Ricordiamo a tutti che se vogliono intervenire in diretta possono mandarci un messaggio al numero 344 27 49 695. Grazie. Però con italiano devo dire la verità, vedo molto meglio. Grazie. Mi sembravo Mastroda proprio. Materassi. Ma infatti è minacciosissima questa quella cosa. Perché ci sta guardando? Cosa vuoi? Devi suonare qualcosa. Ai. Stato la chitarra. Chi suona con te? Con me suona la batteria. Allora, la batteria c'è Mario di Napoli che ha provato a commentare durante la diretta, ma l'abbiamo tagliato per paura del suo sarcasmo tagliente e pungente. Poi c'è Marco Branca al basso. Gli occhi la panza, ma no, è rassicurante. È antistress. Ciao. Poi c'è Mauro Naviglio come si può dire? Ha una delle chitarre. Che brutto dire il solista, questo, sì. Quell'altro. È una chitarra. Una chitarra è Mauro
Naviglio, l'altra chitarra il big boy Biagio Felaco, e nella famiglia si è aggiunto un altro chitarrista che è Gianluca Palumbo, che ha suonato questa la settimana scorsa con noi al live acustico dedicato a Riardo, dove abbiamo girato il video all'interno del castello di Riardo. Infatti è stato molto molto suggestivo. Poi alla voce c'è Pino Mauro, che no. Chi è Pino Mauro? Sono io, Pino Mauro, tecnicamente. Pino Mauro? Così, volevo dire. Pino Mauro. Ma Pino Mauro esiste davvero? No, ragazzi, ma esiste, ma una volta mi è normale che esista un Pino Mauro. Oh, però tu dici, ah, è stato tu il Pino Mauro, tu sei stato il Batman, eppure Batman non esiste. Lui è Batman. Ah, io non sono Batman, no. No. Purtroppo. Mi mancano i milioni. Mi mancano i milioni, quello è Bruce Wayne, che te ne so. Chi è che scrive i testi, ovviamente, tu? Io. Sì. Fall Asleep, traducila per noi immortali. Fall Asleep è quella un po' più triste perché parla di morte. No, va bene. No, perché prima c'era una canzone Hello Goodbye. Allora, hello boom, ciao buon morire. Buon morire, allora di buona morte. E parla di praticamente come sia brutto magari veder andar via qualcuno che ami, che sia un parente o che altro. E comunque io ho un modo di affrontare la morte un po' più catastrofico, perché ne sono molto ci rifletto parecchio sulla morte, probabilmente troppo, forse troppo bravo, esatto. Mi sta pensando che io è lo good day, hai ragione. Good day, no, dai, D-A-Y. Sì, assolutamente. Questi pezzi sono tutti di quest'anno? Bella domanda, perché hai... c'è qualcosa che è stato già scritto tempo fa, per esempio bello Good Day pure è vecchiotta, un po' vecchiotta, intervenga anche lei, signor sì, Branca, lei fa parte, prego, della Bands, lei fa parte di Ira Green. Lei è Ira Green. Sì, cioè, no, effettivamente mi... Ma pure You Got The Sun, You've Got The Sun, no, è pure uno dei brani un po' più vecchiotto che ho scritto quando ero giovane. Perché morirevo tutti? Sì. Mamma mia, giovane! Sì, no, alcuni brani sono stati ripresi totalmente, diciamo, dalla sua adolescenza e sono stati trasformati anche un pochino. Certo, loro, ovviamente io non sono mai stata la tiranna che è andata all'interno della sala prove. Ragazzi, qui qua stanno i pezzi, fate il cesso e suonate. Li dovete fare così. Mai fatto così. Che cosa ho sentito? Una nota diversa. Ok, prendo anche una chitarra. Come, scusa? Vedi, così si suona. No, sono stati molto intelligenti anche nel riprodurre certi arrangiamenti che sono stati veramente molto molto apprezzati, a mio parere. Parere. Non sei d'accordo? Sì, sì, assolutamente. No. Rifletteva. Non mi piace intervenire sopra, insomma, assolutamente. Di la tua, per questo. Al riguardo. No, è stato innanzitutto un... Si faccia più vicino. Un lavoro estremamente impegnativo, perché, ecco, ti posso raccontare qualche aneddoto che riguarda questo album. Considera che noi abbiamo fatto un crowdfunding, come dicevamo prima, e abbiamo fatto una raccolta di fondi, perché ovviamente a cui abbiamo dovuto aggiungere comunque un budget personale di base, e quindi diciamo già abbiamo spremuto il sangue dalle arance, insomma. E già così, insomma, siamo riusciti a fare questo progetto. Poi abbiamo incontrato delle difficoltà sul cammino, perché tu pensa che il video che è uscito, I'm Wrong, che su YouTube conta quasi 240.000 visualizzazioni, lo dico veramente con estremo orgoglio, praticamente doveva essere girato da un'altra compagnia, e diciamo, da tutt'altra parte, esattamente, se non che a inizio giugno, considera che noi avevamo l'impegno con la stampa, perché lei non sembra mai un... non sembra in questo momento, ma non sembra, anzi, in questo momento, no, per il fatto che sei molto colloquiale, eccetera, sì, eccetera. Sì, mi piace, non è un personaggio che insomma si innalza. Però, ecco, diciamo che avevamo dato un impegno sulla... Era uscita addirittura su TV Serie 6 Canzoni, articolo che l'album sarebbe uscito ad ottobre, il 4 ottobre. Per cui non potevamo in alcun modo... Quando c'è una produzione dietro, ovviamente, è un'altra storia. Quando ti devi fare tutto, tutto da soli, insomma, è un'altra. Per cui riuscire a gestire, insomma, tutte queste cose... Quindi, ti dicevo, il video ci hanno praticamente abbandonato.
quando già avevamo trovato gli accordi, i luoghi, eccetera, eccetera. Poi fortunatamente attraverso Facebook, io su Facebook ho trovato la casa, ho trovato la macchina, ho conosciuto questi ragazzi della 69 Records di Pietramelara, che saluto con tanto affetto, che praticamente hanno sposato il progetto. Io non feci neanche un riferimento specifico a lei perché sarebbe stato troppo facile. Sì. Si sarebbero avvicinate troppe persone. Dissi, vediamo chi invece sul nulla ci punta. Dissi, cercasi casa di produzione per video musicale, punto. Si diceva avanti la 69 Records. Ragazza, mi rispose il ragazzo della 69 Records, senza sapere chi fosse. A scatola chiusa anche questa. A scatola chiusa via. Hanno accettato. Hanno avuto un entusiasmo così fulminante che io dissi, ok, non me ne frega, pure se non siete buoni lavorerò con voi. Alla fine sono non abbiamo nemmeno le videocamere, poi, no, laverò con voi. Bravissimo, le compravo, no. Però poi fortunatamente sono stati bravi, quindi insomma abbiamo preso due piccioni con la fama. Sono stati veramente forti, perché sì, a parte la professionalità con cui hanno affrontato tutto questo, sono stati anche emotivi nei confronti del progetto, e per me questo è ancora più importante, perché ovviamente del lato manageriale non capirò mai una mazza, però del lato emotivo è la prima cosa che noto. Tra l'altro abbiamo Carlo Mazza qui. Carlo Mazza, che simpatico umorista. E poi, per chiudere sempre il discorso delle peripezie che abbiamo affrontato, considera che eravamo nel bel mezzo di luglio, era circa il 15 luglio. Diciamo che avevamo registrato le tracce, ma si andava un po' troppo a rilento col messaggio. E noi per il 30 luglio avevamo accordi per finire addirittura il mastering. Perché nel momento in cui le cose andavano un po' troppo a rilento e soprattutto non ci piaceva come stavamo venendo, abbiamo deciso a quel punto di togliere il progetto dalle mani di chi lo aveva precedentemente, ovviamente per serietà non faccio nomi, e ci siamo immersi. C'è una persona stupida in questo box, non faccio nomi, Carlo. No, non bisogna dare importanza a certe cose, capito? Quindi siamo andati avanti, fortunatamente abbiamo trovato Biagio, che poi è il suo chitarrista, Biagio Felaco, che ha anche la Etiquette Music Studio, che si trova a San Cipriano d'Aversa, è giusto sponsorizzarla. Sì, facciamo. E per cui con lui abbiamo lavorato tutta l'estate. Guaiù, noi, io e questa donna non abbiamo visto il mare neanche una volta. Cioè, come? Io l'ho visto nelle foto degli altri su Facebook. Guarda, ieri sono andato al mare. Guarda che bello, esatto. Porca miseria. Ci siamo giocati un'estate intera, ma neanche a Varcaturo, sai, a farsi il bagno al Lido Mappadella. Anche il bagno marrone ti sei riuscito a prendere un fungo ai piedi per immergere il piede. Neanche, ripeto. Nemmeno una micosi. No, niente. Una micosi, una malattia venere, niente. Se vuoi Domenico ti mischia la gonorrea. No, facciamo che abbiamo già preso tutto da te. Sì. La storia breve, così insomma la tagliamo un po'. Per cui praticamente grazie a Pocio Lavezzi, che è il regista, poi Danilo Leone, che è uguale a Pocio Lavezzi, insomma, mi sono fatto mezzo bagno nella sua piscina di casa, insomma, a Ferragosto. Dopodiché, insomma, abbiamo missato la Biagio all'Etiquette e poi con la 69 abbiamo anche masterizzato. Ah, ok, avete fatto tutto. E abbiamo trovato anche come stampare i CD e quant'altro. L'11 settembre, data molto significativa perché è uscita pure Mondo Senza Regole l'anno scorso, abbiamo consegnato tutto in stampa con l'ansia, perché ricorre il 4 ottobre sempre che pendeva sulla capa. E il 27 di settembre arrivarono i dischi a casa. Dopodiché abbiamo pianto, insomma, e poi tutto il resto è venuto da sé. Vabbè, tutto lo stress. Siamo entrati in casa mia, abbiamo sentito We are the champions. Che erano i CD che cantavano. Sì, esatto. Sì. Aperta, e c'era la luce che usciva. Esattamente. Questa con il coro di Angeletti. L'album si chiama Rebel Legion. E noi ce la sentiamo. Madonna mia, come sei professionale, mamma mia. Si è fermato proprio per questo, capito? Prego. Swallow your fear out to meet this reality.
ci risiamo? No, vabbè, no, no, c'è l'accompagnamento musicale, va bene. Allora, che ci vuoi suonare? No, però aspetta un attimo, fammi sistemare. Vabbè, non lo sto chiedendo, sto... Che ci vuoi suonare? Ma tu che se... siamo in diretta, ma capito? Ovvio che siamo in diretta. Bellissimo, se io non metto play... Lei, ma se lui non mette play... Ma fai come se stai a casa. Lei non cincisca. Bravo, non cincisca. Cincisca. Cincillà. Cincillà. Andrò ad eseguire. il maestro esegue. Il maestro pregativo. Puoi venire anche tu nel video. Ma no, mi levo dai guri. Perché? Hai rivolto foto di cinto. No, nel senso. Farò Light From Your Eyes, che sarebbe tecnicamente la chiusura dell'album, ma in realtà la chiusura vera e propria sia con Music Stamp, che sarebbe la versione inglese di Mondo Senza Regole, che è la bonus track. La bonus track, so this is the last track, e si chiama Light From Your Eyes. There's nobody ever seeing you cry, and never has when I ask you there are things that you would deny. But it's okay to see your sweet black eyes, and I fall down. I cannot talk with you about thoughts that are high with music. People can tell me you're a fool, but I'm not scared. I know you give the best of you and know what you do. For my head, it speaks about and all the things there are things, but I don't know. Yeah, oh, we can talk more one of these days. The simple and honest words that I wrote is something that starts me so. If I'm only crazy, what shall I do right now? On this I know. This world can be so cruel. Just one word to see your mind when someone hopes you die. I say with a smile, yeah, yeah. Low light from your eyes, sign that you are wise. But sometimes you are so close. Maybe you try to doze. Your restless is my own. I think no one can be like you. Bravo, 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 bravo. Per me. Bravo, bravo. Io. Prego, prego. Comunque, nel frattempo, che il nostro amico Marco si appropinqua al proprio posto. Sembra una cadriga. Buona questa catrega. Domenico, tu ti sei dimenticato. Che cazzo di ridi? È Aldo.
Ti sei dimenticato di ricordare le uniche due regole. Ti sei dimenticato di ricordare, bellissimo. Mi ha fatto un po' smervoluto. Non è che. Ma tu, le cose ignoranti, le senti solo qua. Solo qua. Cioè, oddio, ignoranza di qualità. Ignoranza. Vabbè, non dovete fare. Non dovete pisciare a terra. Cioè, mi sembra brutto, capito? Perché, è brutto, perché le donne non pisciano. No, non lo sai, le donne vanno in bagno, Sì. E ti dico di più, scorreggiano anche. Vero. Vero. Che non fiori, non sapone, non bolle non di sapone. Saponette. Che ne dicano? che ne dicano, esattamente. Comunque dovete dire almeno una parolaccia a testa. Ma lui non le dice le parolacce, secondo me. grande. Ragazzi, arriverà poi la parolaccia. Ricordiamo che basta che non dica, non bestemmiare. L'unica cosa, non bestemmiare. Ci sono cristiani messo anche Higuain come parolaccia. No, però Higuain me l'ha da tucca perché su scime napoletane. Allora, lo sfotto. Parliamo di cose che fanno male. Mannaggia, cazzo. È arrivata. Ricordiamo che almeno una parolaccia. Ok, va bene. Secondo te, che genere fai? No, perché ti spiego, ogni volta che facciamo la domanda ci prendono a schiaffi. No, ci prendono proprio a. No, è giusto. Perché un po' Marzullo si faccia una domanda e si bravo, risposta. Bravo, sì, per evitare le mazzate. Posso dire una cosa? A me gli schiaffi piacevano. Ah, allora prendi gli schiaffi. Ah, sei sicuro? Prendi gli schiaffi. No, giusta, è una domanda. È una domanda lecita, perché molte persone fanno musica e non sanno che cazzo vanno a fare. La seconda parolaccia era l'ora della seconda brioche. No, è personalmente dal background che ho, suppongo che sia un connubio tra, siccome vi ho fatto sentire per adesso le tracce un po' più tranquillette, vengo comunque a slap, vengo dal metal grunge, mettiamola così. Comunque ho ascoltato tutta la musica perché mio padre faceva il DJ negli anni 80, quindi figurati, riesco ad ascoltare anche funky, quindi sei la persona più fortunata del mondo. Sì, ve lo ammetto, sì. Perché tutti e due i miei genitori suonavano, quindi che culo. Sì. Mio padre ascoltava Mario Merola. Sì. Mio padre non ha le orecchie. No. Le cose tristissime. Quindi tu ti droghi. No, certo. No. Ti collochi fra il grunge. Il grunge e il metal. A metà. Oddio, guarda che il grunge. Alternative. No, voglio non faccio l'anticonformista. Qua ce ne capitano. No, non faccio nemmeno la filosofia. Cioè, ospitare quei tipi indie, quelli che fanno. Io faccio una musica impegnata, sai? Perché. Tipo introspettivo. Musica. Io parlo di figa! Esatto. Cioè. E poi ci stanno quelli che mi fanno variare proprio. Perché quindi sta dicendo che io non faccio variare. Attenzione. Ci sono dei gruppi che sono passati, passeranno ancora, li conosciamo. Passando. Che non fanno praticamente, i testi tuoi sono impegnati. Prima parlavi di morte, Rebellion immagino, non l'abbiamo chiesto ancora, però immagino Rebellion, ricordiamo, con di la Rebellion. Con la B tra parentesi, che io proprio non ce l'ho scritta, però. Però vabbè, ti perdoniamo proprio perché mazza. Sull'app esce comunque, sull'app la legge. Quindi cioè ci sta. E Rebellion di che parla? Rebellion è un po' rinunciare e rifiutare quello che ti vuole. No, quello che sì, quello che ti vogliono imporre, nel senso. Non è la solita cazzo di canzoni di protesta, perché non interessa. Dico noi sempre perché è riferito al progetto. Quello che si vuole comunicare, per esempio, con Rebellion, che sarebbe proprio l'intero album, è che. Magari aprire gli occhi anche solo per la propria realtà, non fare la rivoluzione facebookiana. Condivideteci, siete indignati. No, me ne fotte un cazzo. Un like, un amen. Buongiornissimo. Buongiorno, caffè. No, assolutamente, quello che intendo io. Ma poi non ci credo, scusa, però Gesù fa contare i like. Poi, se il bambino raggiunge 1000 like, lo salva. Gesù salva il bambino. Cioè.
quindi... cioè, ho visto una foto su questo. Questa è una foto che c'è su davanti al computer. Sì, sì, sì. Cioè, quindi anche se uno perde un arto e arriva a 1000 like, gli ricresce. Sì. Cioè, come Junior di Dragon. Cioè, tu hai capito un po'. Guarda, è una cospirazione. Fai una pagina per farmi fare dei soldi. Vedi quando ci riusciamo. Vedi come devi fare. Vedi come devi a 1000 like, Domenico compra l'auto. alla grande. No, comunque, ho detto, per me la rivoluzione la si fa nella propria vita. E mi ricordo che uno dei testi più impegnativi di Michael Jackson, Man in the Mirror. Sì, sì, quella verso bellissimo, fatti, non pugnette. Esatto. Bellissimo. Fuori. No, ci sta Man in the Mirror che parla proprio di questo. Se vuoi fare qualcosa di meglio, migliora prima te stesso. Ho fatto volare il coglione. Migliora prima te stesso, perché quello la gente non pensa. Sono tanto bravi a dire, guarda, stai facendo una stronzata, ma che cazzo fai? E poi magari non pensano a migliorare la propria di vita. Specialmente oggigiorno che viviamo in questo mondo di social, in cui un po' tutti sono occupati solo a mettere like. Ma guarda, vai, se ci pensi, il social, Facebook, ti fa diventare un piccolo dio. Ognuno ha i suoi 15 minuti di notorietà. Sì, sì, tranne sì. Noi che saremmo sempre ragazzi, Facebook nessuno. Alla fine che cos'è nelle persone? Cagatemi anche oggi! Esatto. Cioè, per favore, datemi un like! Questa è la verità. Cosa del genere, più o meno. Più o meno quello, no? Che triste che cosa della vita è scesa la tristezza del popolo. Suicidare. Però ragazzi, scusatemi, non dobbiamo neanche fare quelli alternativi, cioè dobbiamo ritornare a un mondo in cui invece questo no. Cioè, no, cioè non dobbiamo, però lo imiti bene questo messaggio. Sì, sì, quando sì. C'era lui potevano i treni arrivano, tu sai come disse Troisi, no, ma se i treni arrivano in orario, ma perché invece vuoi capo stazione? Vabbè, giusto, però poteva al limite sì optare, però voglio dire, i social secondo me sono fondamentali, soprattutto nel momento in cui, voglio dire, un artista, una tribute band, una band, sì. vuole tenersi a contatto le persone che vogliono seguirlo. E vabbè, cazzo, sì, quello serve tantissimo. È bellissimo. Oppure, che ne so, io ho ritrovato, non so se ricordate, Facebook all'inizio serviva per ritrovare i vecchi amici sì. dell'elementare, che poi li ritrovi e dici, ho capito, blocca! Perché non ci vediamo più. No, però era perché carino. Cazzo l'ho cercato io questo, però poi non lo sopportavo già prima. Però effettivamente, diciamo, come sito di aggiornamento, come portale di aggiornamento, secondo me è molto interessante. Peraltro sì. Se arrivati che prima magari una persona, me compreso, aveva 10.000 amici, poi si è rotto i coglioni, ha detto no, io magari voglio condividere un pensiero, una cosa, voglio condividerla con poche persone, perché mi sono rotto il cazzo. Si inizia a fare via tu. Sì, perché magari scrivi un cazzo tuo, scrivi un cazzo tuo, la gente magari si crede riferita a lei perché è paranoica, non tengono un cazzo da fare, eccetera, eccetera. Insomma, è tutto va da lì. Diciamo, Facebook bisogna farne un buon uso. L'internet in generale è uno strumento. L'internet. Sì, proprio un cinquantenne. Lui è arcaico. Questo è il gergo dei giovani. Dei giovani. Sei vecchi che vogliono fare il gioco. Esatto. Ma sì. Come Togo! Bella BY. Cagnolini con cuoricini, come se sì, proprio tacco bello. Comunque, è un mezzo. E questo significa che sta alla persona trovare usarlo. Il messaggio, cazzo. Usarlo e saperlo usare. Poi se purtroppo uno è imbecille, se uno è su Facebook questa imbecillità viene imbellita. E su questa affermazione ci sentiamo I'm wrong. Ecco, mi sembra certo, ma come lanci tu. Ma I'm wrong. Mamma mia. Thank you.
Bello, volevo partire in Frinks. Sta sparata così sul finale. Bello, bel pezzo. Di che cosa parla I'm Wrong? I'm Wrong praticamente... Allora, quante volte ti hanno rotto il cazzo perché ti sei fidato di qualcuno che poi te l'ha messo ovviamente in culo. Però, dico, che ti è capitato di sbagliare in questo modo un po' da adolescente o che altro. È capitato a tutti, no? È stato un po' ingenuo. Tu dopo questo sbaglio sei cresciuto in qualche modo. Ti sei evoluto. Dalla crisi. Quello che ti vogliono far pensare le persone e la società in genere è che commettere questi sbagli ti renda un coglione. In realtà commettere sbagli, essere sbagliati perché tu provi dei sentimenti un po' più... tranquilli verso le persone, non necessariamente vira a kill e dice ma quanto lo odio, no, cioè, un po' di fiducia nell'umanità. Vogliono farti pensare che pensare in questo modo sia giusto, avere questa magica intuizione geniale che in realtà non è, sia la cosa giusta da fare, mentre in realtà la cosa più bella è essere spontanei anche verso se stessi, che se tu pensi che quella persona merita la tua fiducia e il tuo appoggio, il tuo sostegno, lo devi fare a prescindere se un giorno ti farà del male o meno. È giusto, cioè è giusto, non voglio farmi profeta senza aver vissuto almeno 100 anni. Quindi rispetta il prossimo tuo come te stesso. No, rispetta, tu prima di tutto rispetta te stesso. Se senti di voler fare qualcosa per qualcuno e non sai come va a finire questo tipo di rapporto, per me è giusto che tu lo faccia, tutto qua. Non ci hanno mai spiegato un testo così, sì, così bene. Io sono pienamente d'accordo perché per una volta, per una volta. È raro che sia così. È raro e triste che sia d'accordo con te. Così fottutamente d'accordo con un ragionamento, perché di solito per me sono è strano pure che l'ha capito. Poi maschietti, tra l'altro, poi maschietti quante volte mi hanno detto no, non è qui Elena Zocca. Ecco, però voi siete stati lo stesso magari con la ragazza, però vi ricordate certe cose belle, mo che siano solo fisiche o anche sentimentali, che sono belle, sono dei ricordi, sono delle cose che magari ti hanno fatto crescere. Ci sono persone che non capiscono che facendo ah ma stronzi ci si è cascata una da volte, sbagliano loro, capito? No, l'importante è farlo e essere consapevoli di ciò che si fa perché ti fa star bene a te. Esatto, esattamente. Bravo Carlo, bravo. Bravo. Hai scritto proprio un bel testo, bravo. Prenditelo più spesso, sì, come autore di testo. Bravo. Adesso parliamo in inglese. In inglese parliamo un po' di quello che è venuto prima di quest'album. Perché lo devi sapere, Domenico, tu che sei una persona ignorante, una capra di merda. Beh, che Ira Green è l'artista, o meglio, il gruppo, il progetto, diciamo. Con più like su Facebook che abbiamo mai avuto sopra qui a Metro Rock. Si contano like. Probabilmente quella più popolare che avremo mai. Parte la colonna sonora. Come ci stai facendo una merda questa sera? Vi buttate così giù, ragazzi. Tu sai perché? Vediamo se sei preparato. Che cosa? Sai perché? Come mai? Ah, no, dillo tu. No, vabbè, ma dillo tu, lo so, però dillo tu. Cioè. Aspetta, leggi il labiale. Aspetta. Van Helsing. lei ha fatto Van Helsing. Io ero un vampiro. Perché lei è stata X Factor. È stata Morgan. Tu sei Morgan. È stata Italia's Got Talent. No, così che vale. Cioè, sono troppi. No, quello con i bambini. Amici. Io canto. Qua avevo capito. Dio The canto, Voice, giusto? Sì. L'ho letto, mo l'ha detto lui. Bene. The Voice of Italy. Of Italy. Raccontaci questa storia. Raccontaci questa storia. Tipo papà Castoro. Vado a prendere il violino, torno subito. Ecco. No, ragazzi, dirvi è ovvio che è stata una bella esperienza. Comunque,
in quel tempo che sono stato, in quel tempo, no, e comunque ho conosciuto nel giro di pochi giorni, non di pochi mesi, perché comunque le cose andavano molto più velocemente. E Piero Pelù, che comunque ha fatto Peluche. Leggo la pronuncia. Ah, Piero Peluche, comunque ha fatto parte della storia della musica, mettiamo, underground, perché comunque all'epoca quando ascoltavi i Litfiba eri di nicchia praticamente, sì. Era come dire adesso ascolto i Cure, capito? E Noemi, che comunque, ragazzi, volete o non volete, l'ho conosciuta come persona e c'ha una bella testa, perché non si è dimenticata da dove proviene. Questo è molto importante. Vabbè, Noemi anche una ragazza artisticamente parlando è anche molto hard, è brava, non può non piacere per il me genere. Per me dovrebbe fare ben altro rispetto a quello che sta facendo, ma sì, penso che lo Ben Affleck, per mettermi piedi in testa ci vuole Ben Affleck che adesso è Batman, cioè ce ne vuole per me. E c'era Facchinetti, che nonostante figlio un po' particolare, tipo, insomma, sì, diciamo un po' particolare. Un po' inutile. E lui era forte, comunque ti trattava come un figlio, anche se non eri della sua squadra, capito? Comunque ti stava vicino in qualche modo. Un parione, diremmo. Sì, sì, un papone. Un compagnone. E infine ci stava. Ma il papà stiamo parlando, ovviamente. Chi è? Del papà. Papà, Facchinetti senior. Facchinetti senior. Quello buono, diciamo. E poi quello c'è J-Ax, che capivi che era in studio dall'olezzo di c'era Ashish ovunque, praticamente. Deve essere stato un bel periodo. Sì, sì, sì. Tutti quanti. Vabbè, è arrivato, ragazzi, è arrivato, Si sente. No, comunque è bello, perché nonostante molte persone criticano magari la scelta che ho fatto, perché ho... Madonna, è difficile spiegarlo. Perché... Ma però le due. Sì. E quello è il problema. Fa come se fosse a casa nostra. Ah, benissimo. No, quello che intendo dire è che prima le persone magari non sanno che io, prima di fare una scelta del genere, continuavo comunque a suonare nei locali. Mi ricordo cosa significa battagliare con un proprietario per il cachet, se volevi un cocktail in più, ma lasciamo perdere queste stronzate, ma già smontare, ragazzi, non funziona un cavo, bisogna andare a prendere un jack a casa, un Canon, panico. Io queste cose le ho sempre fatte e spesso ma le faccio. Successo pure a The Voice. No, certo, no. Ma prima di The Voice, dice. Prima di The Voice, quello che intendo dire è che quando magari sono uscita dal talent si pensavano, ah vabbè, questa si crede arrivata. No, io mi ricordo di tutte le esperienze che ho fatto e che farò, perché ne faccio sempre tesoro. Invece molte volte c'è questo pregiudizio per il talent, che poi, parliamoci chiaro, tante persone criticano, ma che vorrebbero fare? Sì. Sono persone che dicevano, ma a me non piacciono i talent, e poi... hanno fatto il provino. Posso e meno piacciono i talent perché non mi hanno preso. Ci sono molti, diciamo, dell'underground, di quelli che parlano così, perché cioè io faccio parte della musica indie kafkiana. Ok, questi che fanno, insomma, Francesca li conosce bene. Francesca che conduce indifferenti. Ok, questi che parlano così, cioè, perché è un concetto molto filosofico. Comunque questi le abbiamo, almeno il 90% li abbiamo visti ai provini dei talent show. Ah, tutti quei Calcutta, io non faccio nomi, però diciamo che tutti loro ci sono passati. Il problema è che magari non sono stati presi, e quindi no, perché questi sono programmi, no, cioè, ragazzi, aspetta, che questo va, ma questo, la musica, cioè, ma questo va bene che uno va al provino, però non è che tu vai al provino e poi ti innalzi solo perché non sei stato preso, ti innalzi su nulla fondamentalmente, e dici, ma sta deficiente che deve fare o che altro, perché io non so quante critiche ho ricevuto, solamente perché, ragazzi, io ho avuto solamente la fortuna di passare, cioè comunque mi sono fatta il mazzo a quattro, non è che perché la fortuna, cioè chi vale, vale e chi non vale, ok ma figurati, io non sono il tipo tu di persona che vale. Ciao ragazzi, ma siccome sono brava, no, sono passata, voi siete passata, delle merdine, sì, perché io sono io e voi siete un cazzo alla Marchese del Grillo. No, semplicemente voglio, ci si lavora prima. Guarda come si diverte, come si compiace, Fantozzi. Ragioni Rugo. No. Lo stesso Red Ronnie, che tra l'altro a cui lei fece un bel video di risposta, che ha avuto pure un botto di visualizzazioni. Ma parlò di visualizzazioni, allora, cioè, lui praticamente criticava i talent show. C'è ancora chi ascolta Red Ronnie? Sì, c'è ancora chi ascolta Red Ronnie. Ragazzi, vaccinatevi, non ascoltate Red Ronnie. Che cazzo è Red Ronnie?
Vabbè, uno che diciamo, presentava programmi musicali negli anni miei. Ma sì, una persona anni. Che critica i talent che poi truccava i suoi, però non è un problema. No, vabbè, questo non lo possiamo dire. Esatto, diciamo, stiamo scherzando. Però diciamo che Red Ronnie comunque è uno che sullo star show, sullo star business, ci ha fatto un bel po' di soldini, quindi insomma... È come Manuel Agnelli che prima insomma faceva l'indie, cioè, no, perché sti talent fanno sempre. E poi Sanremo. No, no, ma adesso, no, adesso fa giù X Factor. Allora ha fatto pure Sanremo. Sanremo e poi adesso fa giù X Factor. Quindi voglio dire, quando stanno Freddy questi Bennett, Razzoli, esattamente. Ma l'importante sarebbe fare una cosa, non esporti. Non dire cazzate o non dire, anche se la tua opinione è contraria a tutto quello che magari andrei a fare. Fatti gli stracazzi non tuoi. Non dire, perché se il tuo lavoro è questo, tieniti lontano da ogni tipo di come si dice, di bersaglio che puoi diventare, questo intendo. Il problema è che la gente ha la memoria corta e se tu, Manuel Agnelli, critichi qualcosa e poi dopo vai a fare X Factor, la gente non se lo ricorda nemmeno. Questo è vero, perché magari ti acchiappi un'altra fetta di pubblico. Io per esempio ti dico la verità, apprezzo molto quello che sta facendo lui a X Factor, perché lo vedo almeno in parte molto spontaneo. Però in questo senza entrare nel merito, alla fine io non lo guardo X Factor, però mi hanno detto che comunque no, Mazzoleia, ragazzi, comunque chi però, diciamo, è l'unico diciamo che prende seriamente il compito. Il discorso mezzo. È questo, però ragazzi, prendete anche Morgan ha fatto per tanti anni X Factor. Esce da X Factor, i talent fanno schifo. Rientra a X Factor, i talent sono belli. Esce di nuovo da X Factor, i talent fanno schifo. Vabbè, ma Morgan non è nemmeno un paragone, però. No, cioè, uno che pippa coca dalla mattina alla sera. Però, non è insomma, che ha il cervello tanto... è brutto che una persona, insomma, dica... Non abbia un'idea coerente. Io posso capire che tu magari col tempo sviluppi un'idea, sì, dici, certo, ok, io li ho fatti, i talent fanno schifo, punto. Se mi richiama, non ci vado. Invece no, vabbè, è diverso. Oppure io, artista indipendente, non mi presto queste cose. Esatto, non mi presto queste cose perché sono troppo indipendente. Ok, quindi non ci vado a fare provini. Non è che non vengo preso e quindi critico poi coloro. Però dopo sembra, non ci si deve nemmeno lamentare. Esattamente, ma non ci si deve nemmeno lamentare che magari a quel punto... ma non riesco ad emergere, sempre nel mio piccolo isolato di persone. È il problema principale della musica underground qui, soprattutto in Campania, che suonano sempre dei stessi due o tre locali, la stessa gente. Esatto, vogliamo dire un'altra cosa sull'indie, non facciamo nomi, non diciamo niente, però ormai è diventata una sorta proprio di casta peggio delle case discografiche. Vi dico, adesso facendo questo mestiere dall'interno, avendo curato il management, non avendo avuto a che fare con questo tipo, perché io ho fatto studi di comunicazione, ho lavorato in TV, ma in tutt'altro ambito, cioè su Telecapri, non è chissà dove. No. Però insomma, mi sono ritrovato ad affacciarmi su un mondo che è totalmente diverso da quello che sembra. Il mondo dell'indie, quindi indipendente dovrebbe essere, no? Quindi anche sostegno tra gli artisti. Quindi dove tu proponi musica tua, fondamentalmente, ok? Musica che attiva di fare e che speri ovviamente in un pubblico che l'ascolta. Anche in quest'ambito qua, in realtà, ci sono delle lobby molto più forti di quelle delle case discografiche. Le imposizioni che vengono fatte sui testi. Parliamoci chiaro, quei due o tre gruppi, non facciamo noi, ma sappiamo chi, che parlano sempre di Monnezza, Pulcinella, Terra dei Fuochi, Higuaín, Sono figlio di Napoli, o solo Mar, Fra, eccetera, eccetera. Siete un po' sfrantecato i coglioni. Esatto, cioè, sfrantecato i coglioni, numero uno. Ma poi sono in posizione dell'ufficio stampa. Ragazzi, gli uffici stampa delle etichette indipendenti, quelle più forti, sono peggio di Hitler, veramente. Cioè, sono qualcosa di imbarazzante. Ti impongono i testi che devi fare. Mamma mia, ma è brutto, ma così è una cosa oscena, però. Ma purtroppo è una realtà che esiste. Sai quante volte magari uno pensa, vabbè, nell'ambiente indipendente uno dovrebbe essere anche più libero, fraterno più... verso l'altro e dire, tu fai la stessa cosa che faccio no, io. Assolutamente no. Ma ragazzi, no. In realtà è così che dovrebbe essere. Così dovrebbe. Se io ho un gruppo che sto provando a far uscire, c'è un mio amico che o una persona che conosco che ritengo valida, che sta provando a far uscire un gruppo, ma perché farsi la guerra, come si dice, tra poveri? Come è una cazzata, cioè, ma che significa? Allora solamente perché devo prevalere su di te, devo praticamente surclassarti, allora
troppo facile, ragazzi, migliorare la propria vita buttando la merda su quella di altri. Vabbè, sì. È troppo facile a parlare male alla gente. Questo è il problema napoletano, soprattutto. Sì, sì, sì. Soprattutto napoletano, anche perché ad Avellino non è così. Proprio perché Avellino non suona mai nessuno. Avellino qualcuno ci suona. Avellino qualcuno, devo dire la verità, Avellino qualcuno ci suona. Ci suona anche qualcuno di esterno e la gente... Nello stesso, sempre nello stesso locale. Quello uno ce ne sta. Appunto. Ti ha fatto la big metropoli. Non ci va più nessuno, praticamente. La gente, quando viene qualcuno là, comunque c'è gente, a prescindere da se sia qualcuno di conosciuto, se sia rock, se sia indie, un gruppo folk, Yemen Pagan Folk, non so se li conoscete, no, un gruppo di musica celtica, che mo' tu dici, ma chi cazzo se la va a sentire la serata? No, perché non è cicato. Vabbè, perché mo' può venire genio. Sì, però nel senso, non è un genere, vabbè, un genere, diciamo, che tira, magari. Non è un genere che tira, non è... Se ti ubriaca i riscoffi. Comunque il locale è pieno così. Avellino è una bella realtà, ma tu... Perché tu, la tua band fa cagare? Ci sentiamo Music Tramps, allora. Perché non vuoi accettare la realtà che non sai suonare. Ah, vabbè. Chiudere il discorso, diciamo, mettere una pietra tombale su The Voice, diciamo sempre, diciamo che come Facebook è un mezzo, non bisogna né demonizzarlo né osare usarlo, esattamente, ma è semplicemente un mezzo per ottenere un qualcosa, e non che è il fine, esatto, non è il fine, cioè, perché chi lo intende come fine oggigiorno nessuno se lo caga più. Esattamente. Qualcuno ha detto Urban Strangers? No, vabbè, io stavo non, come al solito non faccio nomi, però ho visto, insomma, dai, fallo, no, uno. No, ragazzi, però se vi andate poi a documentare, diciamo, lei è arrivata alle fasi, diciamo, finalissime, la persona con cui, diciamo, ha battagliato, quindi andatevela a vedere se vi interessa. Ho visto una foto, insomma, di questa persona in un locale, in un bar, in realtà, di molto piccolo come questa stanzetta, con un tavolo di bambini là,
E lei, diciamo, che faceva il film l'acustico, esatto, faceva questo acustico, insomma, cioè molto col triste. Suo caro Legino. Mi ha fatto, veramente mi ha fatto una cosa, mi è dispiaciuto tanto, perché poi ti illudono comunque questi talenti. C'è da dire una cosa, che se non è una testa pensante ti illudono tanto, per cui passare dalle luci della TV alla stanzetta del bar, insomma, con i bambini che non ti cagano, è brutto. Ma questo perché? Perché quando stai per entrare, che devi fare la blend audition, ti dicono: ragazzi, sia chiaro, non vi cambia la vita. È ok. Poi entri, giustamente loro hanno bisogno dello show, quindi che fai? Dai la dose di adrenalina. Che fanno? Dicono: ma stai andando forte, cioè la gente ti adora. E ovviamente, se quando mi parlavano si sentivo che cavo un cazzo, giustamente, perché comunque ci sono entrata che c'avevo, che oddio, che c'avevo 25 anni. Sì. Mamma mia. Passato un po' di tempo, Maronna. Vabbè, ma sono passati 2 anni, non è che... 2 anni sono tanti, Maronna. Comunque, fortunatamente avevo anche lui al mio fianco, che comunque è una persona che ragiona e mi ha sempre dato consigli, ma veramente perfetto. La tenevo coi piedi per terra, diciamo. A parte così, che io non ho mai volato. No, vabbè, sicuramente. Però anche se con una mano taglita, tipo, ti gira. Sì, al massimo sempre, sì. No, quello che intendo dire è che è molto facile, magari su un ragazzino un po' più giovane, avere piglio e scombussolargli la vita, perché persone, non voglio fare nemmeno io nomi, per il semplice fatto che spero che un giorno queste persone si riprendano, perché veramente ho visto persone... Vabbè, no, è assurdo che un ragazzo di 25 anni sia già finito, a 25 anni. No, ragazzi, anche i ragazzi più piccoli che hanno voluto fare a tutti i costi il Justin Bieber della situazione, o il Bruno Mars della situazione, con questi mega selfie fantastici, questi begli acustici... Occhio di pesce. E improvvisamente... Ah, la conosco, insomma, è bellissimo. E improvvisamente sparito. Cioè... Il problema, ecco, è individuale e anche del programma, perché il programma dovrebbe fare in modo da far capire: questa è una vetrina, giocatevela, gestitevela al meglio possibile. E i ragazzi, d'altra parte, dovrebbero capire che non è un punto d'arrivo, come diceva giustamente Carlo. Non accade a quanto capisco. No. Non accade, perché ovviamente si devono alimentare i sogni e i bisogni, insomma, degli... Che persone brutte. Ma ragazzi, il male può venire anche dal tuo nucleo, nel senso che la persona di cui parlava lui... Non è necessariamente il talento, è anche il problema magari sono anche i parenti che montano in modo sbagliato la persona. Ah, ma tu ce l'hai fatta, allora stai là. Potevi fare così, cioè... Potevi pigliare 10.000 euro a congedere e poi invece... 10.000 lire. Esatto, e poi passare a 10 vecchio euro. Vecchio conio, bravo. Vecchio... Sono 20.000, vecchio. È sotto di 20.000. Andatevi a guardare. C'è un video vecchio su YouTube, sul nostro canale YouTube. I ragazzi già si ricordano. Lui è uno degli attori. Un video vecchio per promuovere un nostro vecchio anniversario, in cui c'è questa scena riproposta, però invece di con le carte, i loghi dei gruppi che sarebbero venuti a suonare, il ragazzo dice: sei sotto di 20.000, vecchio. È un bel adesso video, dobbiamo vederlo dopo ve lo faccio vedere, lo postiamo sulla pagina, giusto per ricordo. Esatto. No, dopo lo metto pure sul telefono, me ne fotte un parlando caso. Del bravo, torniamo su qualcosa di più di Revelation. Parliamo dell'artwork. Di chi è l'artwork? È di Roberta Roma. Abbiamo ideato insieme, che la fotografa, che diciamo ufficiale comunque, sì, perché comunque tutte le foto che io ho sui social le fa lei. E avete consumato quanti fumogeni per fare questo? No, Madonna, ragazzi, ecco, ci sono delle storie. Posso raccontarlo io per te? Perché la cosa più morendo, bella... riuscivi più a respirare. No, è proprio io che stavo morendo. Qua, Marco Branca stava per perdere una mano. Vedete questo fumo veramente artistico qui sopra? Era la mano di Marco che aveva preso fuoco grazie al fumogeno. Perché doveva in qualche modo farlo passare davanti, e per fare 3.000 cose contemporaneamente, pover'uomo, mise una mano proprio sopra il polo. No, attenzione, raccontiamola bene. Mentre agitavo questo, cadde un tizzone per terra, io inciampai,
mano cotta sul tizzone. Diciamo che la non fatica, si può bestemmiare, però short robo rom. Esattamente. Però vai. Diciamo che i santi che sono tutti i santi dell'altro ieri. L'altro ieri per me fu quel giorno. C'è tutti i santi, diciamo. Lui infatti ha iniziato a fare It's raining saints. Hallelujah. Scusate, ma dovevo. No, dobbiamo mettere in gioco 92 minuti di applausi. No, vai, veramente, povero Marco, quel giorno veramente ne ha passate tante. Sono più di santi, quindi, no? Però insomma il fumogeno è Marco Bianco, sì, però la fotografia è di Roberta. Roberta che veramente è un artista a 360 gradi, perché lei anche dipinge, fa quadri, fa restauro e fa anche decoratrice, proprio, sì, sì, anche sculture, veramente è stata un artista tutto tondo. E il 90% di queste foto, queste qua dell'album e anche quelle che non sono presenti sull'album proprio fisico, ammettiamo una cosa bella fondamentalmente, ragazzi, non sono state quasi, ma proprio zero ritoccate, solamente a livello di colori. No, ragazzi, io ho visto veramente delle cose obbrobriose. Che tra l'altro siamo stati anche vittima di un plagio. Sì. Diciamolo. Ebbene, sì, signori, siamo stati copiati. Adesso ti faccio vedere, insomma. Non la copertina, il CD vero e proprio. Esattamente. Abbiamo avuto un piccolo plagio, questi signori. Questi nomi sono tutti i nomi dei Razer, tutti coloro che hanno partecipato al crowdfunding. Anche chi ha messo 2 euro, ragazzi, simbolici, ci sono, ragazzi. Il povero. Posso chiederti chi è Michele? Allora, Love in Memory for Michele, perché Michele è un bambino che purtroppo ha avuto una malattia e non ce l'ha fatta. Io personalmente non ho avuto l'onore di conoscere questo bambino meraviglioso, però l'abbiamo fatto in onore di questo bambino per un'amica che ha partecipato, che è Maurizia Canu, che saluto. E noi abbiamo provato a nostro modo a stare vicino a lei, perché teneva cura di questo piccolino che purtroppo, ragazzi, si è andato via prematuramente, veramente. È una delle disgrazie, insomma, e siccome ci sentiamo vicini, insomma, a lei. L'avete dedicato? Sì. Sì. Okay. Bella cosa, bravi. Facciamo una cosa. Prendiamo aria, ci sentiamo. Penso l'ultimo pezzo. L'ultimo penso. Torniamo con un ultimo live acustico. E poi c'è la domanda più temuta di Radio Baiano. Domanda di domenica. Ma tu ti droghi? No, questa è la domanda più scontata. Tu ti droghi tu?
Carlo, sei pronto? Io sono nato. Allora, cosa ci sono? È un pezzo che è sempre presente in Rebellion e è uno che ha riscosso un po' più successo anche da prima dell'album, perché l'avevamo presentato già in chiave acustica, così come è nato. E si chiama I'm Still Calling You. Prego. I'm fine.
suoni studi che mettiamo. No, cazzo, io li voglio. Aspetta, come è? Cheering. Dobbiamo settare. Pure oggi. Anche ottavi. Ma lo sto dicendo io, ma vecchio. No. Ma la volete smettere? Mi stai scoppiando la testa. Già, va male la testa. Allora Domenico, è arrivato il tuo momento. Vabbè, dovete sapere che Domenico fa una domanda a tutti i gruppi che ci fa sembrare intelligenti e preparati, ma che in realtà il 90% di chi ci ascolta e io non capisco un cazzo della risposta. Aspetta che arriva la colonna sonora direttamente dalla Spagna. El canzone con la Rio Nera. Comunque, che cazzo stavamo a dire? Ah, la tua già, domanda. Giusto. Da lei che chiedo? Che microfono usi? La strumentazione. La strumentazione, tu cosa? Vabbè, tu. Io, smetto di fare il coglione. Allora, noi non abbiamo mai smesso. E puoi continuare quanto ti va. Allora, io uso un Fender Jazz Bass Reissue 64. Faccio un po', aspetta, facciamola bene, cazzo. Allora aspetta. No, non riesco. Cosa usi te? Guarda, non c'è. Ma no, assolutamente. Degli opparacco bassi. Se volete la faccio da indie. Cioè, no, raga, perché io comunque sti bassi, cioè, uso solo liuteria, perché, cioè, io bravo. Io sono contro, cioè, le marche, cioè, non esiste. No. Cioè, ho comprato un Delia a 2300 euro. Non suona, però. Però bello. Cioè, indipendente, cioè, importante. Comunque, io uso un Fender Jazz Bass Reissue 64, è molto bello, bianco, tipo la chitarra di Hendrix, però non è un basso. E sto spiegando a te, no, lo capito, ignorantello. E poi ho un Rickenbacker 4003, quindi insomma, veramente sì, cazzo, molto simpatico, diciamo. E per cosa lo usi? Sempre per questo, anche, ovviamente. Ah. E poi c'ho una tribute dei Beatles, per cui c'ho un Hofner del 75. Lo venivo pure io, mio, non mangino, però. No, non mancino, purtroppo. C'è stato vicino, c'è stato un periodo. Sì, ci ho provato prima di partire. Io. Poi riuscì a fare tre canzoni. Dissi, ma chi mo fa? C'ho altro da fare nella vita. Insomma, va bene così. No. Piuttosto che ricondizionarmi un ottimo. Esattamente. Strumentazione di chitarristi. Pedali tu ne usi? Pedali usavo un Fuzz, però in questo qua ci sono stati degli effetti solamente di Fuzz in post produzione, però io i pedali li ho. Il Big Mac li usi? Il basso deve suonare come un basso, secondo me, però okay. Insomma, sono di quei legnoranti che dicono il basso a quattro corde, eccetera, però non critico, per carità, anche perché pure Paul McCartney ha suonato quello a 5, quindi insomma ci mancherebbe. Però ecco, io forse perché non so suonare dico preferisco quello a 4. Ma mai, ma che quando ma se guarda, sentite suonare al bassista e cantante di come cazzo di Morphine, non so se li conosci. Se li ho sentiti nominare. Ne servivano due di corde, quindi più o meno come Lemmy dei Motor. Lemmy suona proprio, ecco, aveva Rickenbacker e suonava in modo molto 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 ignorante. L'ignoranza là con i conti, se no metteva la distorsione al basso nel qualsiasi nota prendeva andava bene. Poi ci sono gli altri due e altri tre chitarristi a questo punto, perché mo li dobbiamo. Allora la caratteristica base che ci hanno tutti quanti Gibson, le Gibson. Pensavo la caratteristica, cioè, che sono tutte e tre le chitarre. Uno è Deluxe Edition. No, sono tutte quante standard, se non sbaglio. Mi pare sì. E modello tra l'altro Fire Glow, quindi insomma sempre quello, il classico proprio. Poi Biagio ha una PRS che si porta in concerto, con Red Smith. Mauro una Fender Stratocaster. E invece Gianluca ha un Ibanez che insomma suona bene, però io odio le Ibanez. Lui odia le Ibanez perché troppo metal. Il nome è troppo spagnolo. Troppo metal. Lui è il bassista caldo anni 80. Sì, no, sono anni 60-70. No, l'ho detto un po', cioè, io sono anni 60. Cioè, io mi oriento su quella decade, più o meno. Decade. Will groove. Sì. Il batterista, lo sai che mi cogli impreparato? Non ricordo Mario che suona. Mario, se non sbaglio, ha una Yamaha Pacifica. Yamaha, però sì.
pacifica, sicuramente chiamata contro la guerra, sicuramente chiamata, poi pacifica, no, se io sbaglio una chitarra, comunque non ne capisco di batterie, per cui sicuro è una diciamo Yamaha, diciamo che randella sicuro è una Yamaha, poi per il resto, tra l'altro il disco è anche stato registrato con una Yamaha. E per raccontarvi un altro aneddoto, facemmo portare un mio amico, un batterista Ludwig, collezionista di Ludwig. Collezionista di Ludwig, sì, cioè ce proprio fissato il suo batterista. Tutte del dal salutiamo Giovanni Di Paola, anche Marco della Gatta e Marco della Gatta. Da 58 a 75, vi facciamo portare a Ludwig in studio, bellissimo, Ludwig, scusatemi, no Ludwig, Ludwig in studio, meravigliosa, luccicava, una cosa spettacolare, però col genere suo non ci azzeccava una mazza. Per era cui, insomma, troppo melodica, suonava troppo. Ecco. Tipo jazz, insomma, ovviamente quella sua. Cioè, un tom faceva pum. Per cui dovremmo ritornare all'ignorante Yamaha, era buono per la capoeira, esatto, o per i Beatles. E tu usi un SM58? No, no, 57. Io ho un radiomicrofono, sì, un radiomicrofono. Vabbè, però è un radiomicrofono, un signor radiomicrofono. Sure, Sennheiser. Sure. What the fuck? Però fagli, dici di lei. Di lei e di lui, ok, a posto. No, era giusto una cosa che deve fare sempre. Stavo dicendo, nessuno mi ha fatto dire di lui. Ma perciò io stavo per dire lei. Lei pensa un po', stavo ancora più inguaiata. Sì, perché tu in realtà volevi farmi dire che effetti usi di lei. Lui diceva di lui di ogni volta. Me la sono sentita la trasmissione, lo sapevo che la volevi dire. E tu sulla voce in post-produzione hai utilizzato quale tipo di effetti? Quando il 90% è proprio di lei. O di lui. o il di lei, e solo in alcune parti abbiamo usato magari un flanger. Sulla voce? Sulla voce, basta, perché... E l'effetto megafono anche. Ah, è l'effetto megafono, sì, vabbè, ma ricordi stato... anche il megafono, infatti. Sì, ma lasciamo stare le avventure con il megafono. Ecco, vedi appena dici megafono cosa succede. È arrivata Ira Green. Raccontagli, allora, forza. Il fatto è proprio questo. Il batterista in viaggio si era messo un megafono in mano a fare... e patane e non avevo capito che si poteva registrare col megafono. Arriva il momento che siamo a Foggia sul palco, folla, wow, questa you can control me, prendo il megafono e patane ciabolle, io lo fermo, lo poso, mi giro, ma che cazzo, coglione. Io la sua megafono, mi giro e canto. Io ragazzi, lasciato. È stato tremendo. Vabbè, io l'avrei inciso nel pezzo. Ma io l'avrei lasciato andare fino a patane e lire. Poi dopo. No, ragazzi, è stato tremendo, veramente. Anzi, magari sono a ticco la lira. Voi ridete, ma io e per su questo momento... bello aneddoto noi salutiamo, siamo arrivati alla fine, dobbiamo ricordare tutti i contatti. Allora, le date del tour si possono trovare sul profilo Facebook, sulla pagina, voglio dire, perdonatemi, che è www.facebook.it. no, vedi, www.facebook.com/iragreenofficial per un com. Beh, fa la differenza. Poi iragreen.it, sezione eventi. Sì. Poi la potete trovare su Twitter come iragreen00. Esattamente. E poi ovviamente insomma, abbiamo anche un profilo SoundCloud dove chi non magari non vuole comprare di getto che l'album costa 10 euro sul mercato, prezzo, mercato sulle bancarelle, sì, ovviamente se lo compri sul sito, comprese le spedizioni, costa 20, però è un fatto di spedizione. Ma il fatto è questo: se magari a scatola chiusa non lo vuoi comprare, vuoi fare un piccolo ascolto su SoundCloud, sul profilo ci sono Green, 40 ci sono secondi di ogni pezzo, quindi Spotify è non c'è, giusto? Su Spotify ancora no. Col prossimo singolo, che sarà Gravity Soldier, appositamente non ve l'ho fatta passare, ci sarà una bella sorpresa con Gravity Soldier, esattamente, oggi siamo andati a girare una parte del video e ci sarà una grande sorpresa, ci sarà una grandissima, se c'è un attore molto importante all'interno, per cui ci sarà ci faremo tante risate, non lo dico io perché no, è vero, ma purtroppo l'ufficio stampa, ecco, non ci vuole, siamo d'accordo con loro che lo diremo al momento opportuno, sì ragazzi, tra l'altro io saluto l'ufficio stampa, Luca Ferri, Stefano Campa e Mariella e anche Paolo Tocco.
Paolo Tocco, giusto? Il grandissimo Paolo. Sì, ragazzi. Noi vi ringraziamo per essere stati stasera con noi a condividere il caldo, il sudore. Posso dire a Cattadaville? Scusatemi, andate a Cattadaville. No, ma oltre che a Cattadaville, compratelo, ascoltatevi live, andate alle date, comprate come diciamo ogni volta, il cazzo, comprate la copia. Prossime date, prossime date, scusatemi se rompo ancora. Udine 19 novembre, sì. E poi Caserta 7 novembre, per cui insomma in acustico, tra l'altro sono delle, è un acustico molto carino, l'acustico insomma, veramente rende le canzoni molto anche i novantenni le ascoltano, sì. No, no, sul serio, abbiamo fatto questo concerto a Riardo dove c'erano il 50% delle persone erano anziane, adulte, e hanno apprezzato tutti quanti, per cui insomma vale la pena, secondo me piace ai giovani e agli anziani e ai bambini, per tutte le età, donne, comprate comprate il disco in copia fisica, perché odio eterno all'ascolto moderno. Abbasso a Spotify, abbasso tutto quanto, comprate i dischi, comprate i dischi. Ecco. C'è anche su iTunes? Non ancora, no. Però comprate i dischi comunque. Perciò comprate i dischi. No, anche se c'è ragione, io perché voglio obbligare la gente a comprare i dischi. Bene, anche bene, perché noi siamo feticisti per il supporto fisico. Fateci il vinile, vi prego. Sì, fisica, cosa fisica. L'audiocassetta. Una cosa fisica. Mixed by Henry. Sì, non eravate neanche nati, siete troppo giù. Però hanno riso. Perché per ricordi, vabbè, ve l'hanno raccontato i vostri papà, ecco, noi non giovani invece ce lo ricordiamo, non è che siamo proprio diciamo giovanissimi. Vabbè, io avevo 5-10 anni quando c'erano le cassette, mi ricordo tutto benissimo, sì, lo stesso. Comunque la puntata volge al termine, abbiamo finito, c'è arrivato un messaggio, infatti quello volevo dire, stai calmo, non se non mi agitate, non chiudere la puntata, aspetta. Assolutamente. Per Ira. Ciao Ira, quale canzone hai dedicato più attenzione nell'album e per quale motivo? Saluti Sara. Ok, quale canzone hai dedicato più attenzione? Ragazzi, se si dedica attenzione a una canzone, la canzone non esce. Ma quindi l'hai fatto a cazzo? No, ragazzi, non è a cazzo. Cioè, ogni pezzo è un sentimento diverso. Se tu ti metti a ragionare per scrivere, non farai mai niente. Ti uscirà solo cuore e amore. Io non sono fatto così. That's it for us! E su questa chiudiamo, ci vediamo giovedì prossimo. Take this bitch! Stai calmo. GTA, ragazzi! È un po' il picchio da puntata secondo i soldi. Sto facendo una cosa cattiva, fai presto. Non si può bestemmiare, purtroppo. Vabbè. Non si bestemmia. Ricordiamo. Posso dire solo una vignetta che non è una bestemmia, però ci va vicino. Vidi un'immagine su Facebook che diceva Dio se ci sei abbaia. No! No! Non è una bestemmia, non è una bestemmia. A buon intenditor poche parole. Poche parole. Chi vuol capire capisce. Comunque ricordiamo che questa cazzo di puntata andrà domani in replica alle ore 13:30 se non mi sbaglio su www.radiobano.it, ma perché c'è sempre un ma. Batman. Su YouTube durante la giornata verrà caricata e quindi potrà essere facilmente fruibile da tutti coloro. La potete pure scaricare con YouTube Song Downloader 22 MP3 YouTube Converter. Ricordiamo tutti i siti in cui potete scaricare il podcast della puntata. Per tutti coloro i quali non sono stati presenti stasera davanti al PC o al loro smartphone, allora stiamo tirando troppo a lungo. C'è qualcuno che nel frattempo... E dopo ci vediamo. La settimana prossima, avvicinami presto, per favore, abbiamo l'Ivan Cliff. L'Ivan Cliff. Giovedì prossimo. Giovedì prossimo. Detto questo, ringraziamo la mia segretaria di fuori, Francesca Colucci, da Indifferenti. E niente, detto questo, ciao adiù. Ciao! Ciao! Siamo a posto, armi e bagagli.